Il rapporto con le comunità indigene alla fine del VII secolo non è stato affatto traumatico. I greci hanno avuto anche l'intelligenza di tenersi buoni queste aristocrazie, no? Qual era l'innovazione? Il sistema della matrice. Ma questo che significa? Con la matrice si realizzavano oggetti in serie, quindi comincia a cambiare anche il concetto di produzione con i greci. Masseria in masseria a recuperare reperti che erano utilizzati, peraltro lo vedremo con l'elmo corinzio che Valente dice, io l'ho trovato nella masseria di Vaglio, utilizzato come contenitore per l'acqua delle galline. Ed era così, insomma. La matrice etnica è una sola, però c'erano delle differenze, che ne so, anche nel rito funebre. Gli enotri, che sono meglio noti, insomma, anche sui testi, eccetera, seppellivano in posizione supina. Qui ci troviamo nell'area nord lucana, dove è collocata anche Cancellara, è quella che i greci definivano abitata dai Peupechiantes. Erano chiaramente degli ornamenti molto pesanti, perché anche su questa testa, sulla testa mettono dei cappelli, tutto bronzo, cioè io ho provato alcuni ornamenti, sono veramente pesanti, venivano utilizzati o in occasioni speciali o quando passavano a miglior vita, perché anche nell'aldilà dovevano andare con lo stesso grado sociale, insomma con lo stesso status sociale del regno. I lucani chi erano? Erano una stirpe del centro Italia, oscosa bellica, erano sanniti sostanzialmente, che poi scendendo lungo la dorsale appenninica attraverso l'Irpinia sono arrivati in Basilicata e poi anche in parte della Calabria. Quelle sono le foto degli anni 50, quindi. E poi bisogna fare la documentazione grafica. Ranaldi aveva messo insieme sia il diario di scavo, questi sono i suoi scritti proprio. Cancellara però è un insediamento molto molto particolare. Queste persone avevano già chiara l'idea del territorio, quindi da tutelare, da difendere. Però fino all'inizio del V secolo questi continuavano ad abitare in capanne molto arcaiche. Questi ancora continuano a usare le stesse tecniche, sono più arretrati. In realtà non era così. Era un mantenimento probabilmente di aspetti anche abitativi tradizionali. Molto le cose di Cancellara e anche le cose di Metaponto. Allora.